Sicuramente siamo felici di giocare la Coppa Italia, di giocarla qua in quello che è il palazzetto che ci ospita in tutte le parti casalinghe. Sicuramente abbiamo così l'onore di giocarla in casa, ma anche la responsabilità di fare così, di onorare la Coppa al meglio, visto che la giochiamo davanti al nostro pubblico. E lavora anche per uscire da questo momento, 4 sconfitte consecutive, ma la consapevolezza è che comunque qualcosa di buono c'è ogni settimana. Sì, direi che a Treviso è stata una partita completamente diversa dalle precedenti 3, abbiamo lottato da subito in difesa, siamo stati rabbiosi come le nostre caratteristiche in tutte le partite che avevamo vinto e giocato, diciamo, in tutta la prima parte della stagione, quindi direi che un po' ci siamo ritrovati, poi sicuramente un po' gli assenti, ma soprattutto la qualità dei nostri tiri, ma ecco, questa è la pallacanestro, si può anche perdere. Quindi direi che sulla partita di Treviso usciamo con una consapevolezza diversa rispetto a quanto abbiamo fatto nelle 3 sconfitte precedenti. Mi chiedo come sta Kenny Lawson e, visti questi continui infortuni, se pensate di fare qualche altro investimento oppure aspettare comunque l'arrivo dei playoff e la data imminente dei playoff? No, sicuramente in questo momento l'intenzione è quella di recuperare, di vedere, speriamo, presto la squadra completa. Quando avremo la squadra completa, che vuol dire anche il recupero di Claudio Ndoia, allora poi lì faremo le ultime valutazioni. Su Lawson invece si confermano i 15 giorni, 15-20 giorni? Su Lawson così bisognerà un po' fare un work in progress, nel senso che in realtà adesso domani verrà consegnato questo plantare, quindi bisogna capire se con questo plantare l'aiuterà nello scarico del problema che ha al piede. E quindi da lì vedremo e di giorno in giorno valuteremo il possibile rientro.